Benvenuti a questo nuovo video di Pedro Norma. Una partita ben giocata, soprattutto il primo tempo dominato, è buttata nel cesso così, all'improvviso. E questo il resoconto di Parma Inter. Brutta sconfitta che brucia perché l'Inter ha fatto praticamente un tubo e ha vinto una partita che immeritatamente. E purtroppo è la dura della legge del calcio. Nel primo tempo mi sembra già 3-4 pare gol, anche nel secondo, almeno due con Kulusevski. Purtroppo se non la metti dentro la palla è questo il compito, il gaffe che ti devi fare. Purtroppo è stata una partita ben giocata nei primi 70 minuti, poi c'è stato un calo negli ultimi 20, però secondo me la squadra ha giocato bene. Poi dopo l'1-1 dell'84esimo, mi sembra, di De Vrij, là, è stato un disastro. Si è fatto espellere Kuzka. Boh. Poi c'è anche come per noi l'arbitro, veramente 4, ha favorito totalmente l'Inter. Poi con noi i rigori, cioè, manco ci si sparano, ci danno sempre, o sempre contro o non ce li danno per noi. Cioè, una volta che ci hanno un rigore, anche col Genoa ci hanno dato due rigori contro, non è che il Genoa sia... È una piccola squadra, per cui non è che sia una grande squadra come l'Inter. E niente, purtroppo vediamo un po' di arrivare in Europa. Io non ci sono mai creduto, per cui non ci ho mai creduto. Vediamo un po' di arrivare almeno tra le prime 10 in classifica. È importante arrivare adesso, siamo ottavi. La prossima giochiamo col Verona, che è uno scontro diretto in pratica, tutti e due a 39. E là non dobbiamo sbagliare, dobbiamo vincere, quantomeno fare un pareggio, e poi vince in casa la Fiorentina. Una statistica che le 11 sconfitte che abbiamo fatto, 7 sono in casa. È un po' troppe, 7 partite in casa perse, sono troppe. Perché perdere in casa con la Spa, con il Verona e col Cagliari, non ci stanno. Capisco perdere con la Juve, con la Lazio, con l'Inter, con Milan, però non... Adesso troppe, speriamo di non perdere più. Adesso in casa di grandi c'è solo il Napoli e l'Atalanta, per cui siamo messo 9. Beh, poi c'è la Fiorentina, il Bologna e la Sampdoria. Vediamo un po' cosa concludi in casa. E niente, questo è purtroppo un video un po' di... Sono molto incazzato perché non meritavo di perdere. Partire poteva arrivare addirittura a 42, agganciare il Milan al settimo posto. Comunque, vabbè, purtroppo è andata così. Siete delusione perché non meritavamo, però ormai e questa è fatta e questa è arrivata. Per cui niente, tanto non vincerà mai un calcio come al solito. Ha vinto con noi, bravi. Cosa bisogna dire? Ha giocato benissimo Gervinho, a difesa fino al 94esimo, ha giocato bene, poi si è sbagliata. Ha fatto entrare Regini, che porta sfiga, con quei Regini là, cazzo lo fa entrare. La vostra sfiga con quel regino, faccio la scema. Per cui, comunque, seguitemi sul mio canale Pedro Norma. I commenti, mi raccomando, commentate e fate quel cazzo che volete. Forza Parma, Bioca, Forza Parma.